Sai, ho deciso di mollare la pizzeria. Mi trattano come una pezza da piedi, ma io valgo molto di più. Questo è l'ultimo messaggio inviato dal telefono di Mara Fabro, la donna cameriera presso una pizzeria a Chiomonte, provincia di Torino, scomparsa all'alba dell'8 marzo scorso. Il messaggio è datato 6:20 di quella stessa mattina ed era destinato a un uomo conosciuto da poco, con il quale Mara sembrava intenzionata a frequentarsi, a giudicare dal tenore della conversazione tra loro. I due avevano iniziato a scambiarsi messaggi dalla sera precedente, quando alle 22:45 Mara gli aveva scritto: «Mannaggia, mi sono dimenticata che stasera sono senza auto. Mi dovresti passare a prendere a Chiomonte, alla pizzeria, quella di sabato scorso». L'uomo le aveva risposto che non poteva raggiungerla. Successivamente lei l'aveva rassicurato: «Ho risolto». Questi messaggi, forniti dallo stesso uomo, contraddicono la versione precedentemente fornita dal pizzaiolo del locale. L'uomo aveva dichiarato di aver riaccompagnato Mara a casa in macchina, ma come si può leggere, quella sera la donna non si era recata al lavoro in auto. La sua Fiat Panda verde, rimasta ferma a causa di un guasto, era parcheggiata sotto la sua abitazione a Susa, circa 7 km dalla pizzeria. Cosa è successo dunque? Gli inquirenti indagano per omicidio e occultamento di cadavere. La teoria prevalente è che qualcuno possa aver fatto del male a Mara. Ma chi? E perché? L'ultimo messaggio, inviato alle 6:20, è stato scritto da Mara o da qualcuno che aveva accesso al suo telefono. La sera precedente la donna e il suo nuovo amico avevano concordato di vedersi il giorno dopo per fare colazione insieme. Avevano fissato un appuntamento intorno alle 9. Dopo aver detto buonanotte, si erano scambiati messaggi di buon auspicio. Perché inviare quel messaggio relativo al lavoro alle 6:20? L'amico ha risposto poco dopo, alle 6:21, ma Mara non ha visualizzato ulteriori messaggi. Da quel momento in poi non si è più avuta notizia di lei. L'ultima persona a vedere Mara è stato il proprietario della pizzeria. Secondo il suo racconto, la donna si sarebbe avviata verso casa intorno alle 3, al termine del turno di lavoro. Poco dopo, però, sarebbe tornata indietro, ha detto il proprietario. «L'ho vista scendere da un tir. Le ho dato le chiavi di casa, che aveva dimenticato qui, e poi si è allontanata di nuovo a piedi sulla statale. Potrebbe essere che abbia chiesto un passaggio a qualcuno». 2 mesi dopo la sua scomparsa, il 16 maggio, Mara è stata sostituita in pizzeria da un'altra cameriera. Successivamente, questa nuova assunta ha denunciato il proprietario del locale, accusandolo di averle fatto delle avance indesiderate e di aver pronunciato la seguente frase: «Vuoi fare la fine di Mara?». Lui nega fermamente tutto, ma il giorno successivo alla presentazione della denuncia, la cameriera ha deciso di ritirarla. Non è chiaro se quella frase sia stata effettivamente pronunciata e se l'abbia detto il titolare o qualcun altro. Ci sono sospetti nei confronti del datore di lavoro, soprattutto per il suo turbolento passato. L'uomo ha avuto già problemi con la giustizia ed è attualmente soggetto a restrizioni che gli impediscono di allontanarsi dalla sua abitazione durante la notte. È stato stesso lui a spiegarlo. «Se non avessi avuto questa restrizione sarei già sotto indagine». Un altro mistero riguarda alcuni bigliettini scoperti nelle settimane scorse nell'abitazione di Mara. La donna aveva annotato queste parole: «Comando dei carabinieri, medico legale, autopsia, camera mortuaria, Napoli, 10 marzo». Era stata proprio lei a scriverle? Qualcuno o qualcosa la tormentava? Qual è il loro significato? Al momento ci sono solo le testimonianze di 4 persone, il nuovo amico, il pizzaiolo, il datore di lavoro e la nuova cameriera. Sicuramente qualcuno ha mentito, ma la verità sulla sorte di Mara sembra ancora lontana.